storia. Mia cammina, ma sempre sveglia sei. Raccontiamogli la storia. E va bene, Carmela, oggi ti racconto la storia di un picciotto. Ma è un picciotto bello, papà! Carmela, ma che minchia dici? A volte te non ci devi pensare, ragazzi, va bene? Comunque, stavo dicendo, questa è la storia di Ike Smurri. Ehi, papà, ma che nome scemo è? Mica, Carmela, ci scassi una minchia. Ai tempi Ike Smurri era un nome alla moda, va bene? La posso raccontare la storia? Murri era un ragazzo come tutti gli altri. Studiava, giocava. Non vincerai mai, pinguino! Ehi, puppami la fava! Cantava. Non dirgli mai che siamo stati a letto per un giorno intero. Insomma, non era un ragazzo gioioso, va! E dopo, che è successo, papà? Dopo un bel giorno, un suo amico lo chiamò per proporgli una cosa. Pronto? Oh, Murri, ho trovato un gioco fighissimo. Scarica il consiglio, ti giochiamo. No, dai, lo sai che mio padre non vuole che io giochi ai videogiochi. Oh, Murri, t'ammazzo se non lo scarichi. Così, il povero Murri, minacciato dal suo amico, dovette scaricare il gioco. All'inizio Murri era un pochino scettico. Insomma, sempre ammazzare cani, lupi. Prima o poi il WWF l'avrebbe scoperto. Che palle sto gioco, tutto quello che devo fare è premere spazio per uccidere dei cani di merda. Ahimè, il gioco conteneva un virus potentissimo che si attaccava alla testa e ti sfracellava i neuroni. Così, dopo un iniziale scetticismo, Murri cominciò a giocare, e a giocare, e a giocare sempre di più, fino a quando quel gioco divenne qualcosa a cui non poteva più sottrarsi. Giorgio, vieni un attimo che ho bisogno d'aiuto. Mamma, non posso, sto espando! Oh, Murri, che fa? Usciamo questa sera? No, guarda, non posso, devo sgrassare il calcare dalle mattonelle del bagno. Ah, ci picchia, mi sarebbe piaciuto, ma non posso. Superman mi ha chiamato, devo andare. E poi, che è successo, papà? Mica, a me appena non ti sei zitto ti do una crocca in bocca. Alla fine i genitori si accorsero della malattia degenerativa del figlio e dovettero prendere provvedimenti. Eh no, qua se non prendo provvedimenti, questo mi esce pazzo. Oh, finalmente. E appena Murri lo scoprì, che fece? Bah, questo è rimasto sempre un mistero. Povero Ventil. Fatto sta che da quel momento non si ebbero più notizie di Murri. Oh, favola finita, addormisci. E la morale, papà? La morale? Ma quale morale? Tutte le favole hanno una morale. La morale, eh? La morale è che se ti azzardi a toccare un computer ti spezzo le... Già, questa favola ci insegna che anche solamente un gioco può portarci a livelli di pazzia estremi. Quindi, se non volete fare la fine di X-Murri, non provate mai certi giochi satanici.